Lambret twist. In gonnellino balli Lambret twist. Con il codino balli Lambret twist. Con le maracca tra le piante di banane. Nelle notti indiane balli Lambret twist. Lambretista, Lambretista, Lambret twist. Tutti in pista, Lambret twist. Chitarrista, batterista, trombonista e persino contrabbassista, tutti insieme fanno il Lambret twist. In riva al mare con il Lambret twist, a lavorare con il Lambret twist, anche all'altare con la sposa puoi andare, questo è l'anno in cui trionfa il Lambret twist. Signore e signori, dalla notte dei tempi l'uomo ebbe sempre il pallino della ricerca di un mezzo di trasporto comodo e veloce. Questa ricerca lo portò ad intelligenti invenzioni, quali la comoda monoposto a quattro marce, la guizzante fuori serie aerodinamica, il motore in linea e compressore in coda, il servocomando con improperi al pedone, le morbide sospensioni elastiche, i supercarburanti additivati col piombo, le rifiniture di lusso e finalmente i mezzi collettivi di trasporto. Beh, era una soluzione veramente collettiva e tutti noi ben la conosciamo. No, no, pensò l'uomo, ci vuole qualcosa di più individuale. Nacque così un mezzo a due ruote, potente, veloce, ma con qualche inconveniente. Ancora un lampo di genio. L'uomo svestì se stesso e vestì la moto. Era nato il motoscooter. A questo punto occorreva concretare l'idea per risolvere il problema con intelligenza e con metodo. Che cosa deve avere il motoscooter ideale? Un robusto telaio, una sagoma piacevole, ruote né troppo grandi né troppo piccole, molleggio impeccabile e una frenata dolce ma potente, perché fermarsi in poco spazio è utile per se stesso e per il prossimo. E il motore? Il motore deve trovarsi nel punto esatto per far coincidere gravità e simmetria, in modo da assicurare una perfetta stabilità. Partendo da un geniale sistema di giunzione per tubi metallici, Ferdinando Innocenti aveva creato, alla fine degli anni 30, una delle più importanti industrie di macchine e utensili d'Europa. Tecnica, economia, praticità e una buona dose di inventiva erano gli elementi che ne avevano fatto la fortuna. Già nel 1944, su una pedana sistemata nel suo ufficio alle porte di Milano, campeggiava il prototipo del veicolo economico che avrebbe voluto realizzare con ciò che sarebbe rimasto della sua azienda. Tempi duri quelli. L'economia doveva ripartire e i trasporti erano essenziali, soprattutto per chi produceva. I collegamenti, in condizioni precarie, erano affidati nella stragrande maggioranza ad affollatissimi mezzi collettivi. La soluzione? Eccola! Pratica, economica, tecnicamente semplice e robusta. È l'ottobre del 1947. La nuova creatura ha una linea semplice e originale, caratterizzata da ruote da 7 pollici piccolissime. Nei primi esemplari i cerchi sono cromati. La ruota anteriore è carenata, come quella degli aeroplani.
Il suo ideatore, il giovane ingegner Torre, si era sempre occupato della progettazione di motori aerei. Nessun volo di fantasia per il nome. Lambro, il fiume che dava il nome alla località su cui sorgeva la Innocenti. Lambretta, quello della sua creatura. Lo sviluppo del nuovo veicolo era stato seguito passo per passo da Innocenti, che aveva suggerito con pedanteria continue modifiche. Ogni singolo pezzo era stato allineato sulla sua scrivania perché potesse essere confrontato e scelto. Sono le 20:35, è l'ora della Lambretta! Una martellante campagna radiofonica annunciò la nascita della Lambretta, senza rivelarne però la natura. Questa sì, il Lambretta sì! Ma perché ti sei fermato? È semaforo, eh! L'oggetto misterioso fece impazzire gli italiani. La curiosità venne finalmente soddisfatta quando comparvero i manifesti e le locandine che ne svelavano l'aspetto. L'America era di gran moda in quel periodo. Il bambino vestito da cowboy a cavallo del suo puledro meccanico evocava libertà, grandi spazi e avventura. Per tutti. I compagni di viaggio potevano essere addirittura due. Un parabrezza in plastica poteva riparare dal freddo. Il bauletto era ampio. La manutenzione è semplice. Anche cambiare una ruota era un gioco da bambini. La Lambretta è un mezzo pieno di brio, facile da governare. È pratica e comoda per le donne, che anche grazie a lei potranno via via scoprire il piacere dell'indipendenza. Nel novembre del 1948 compare la seconda versione della Lambretta, la B. Le modifiche sono poche ma sostanziali. Il cambio è ora a manopola sul manubrio e i cavi di rimando sono tutti esterni. Si è anche pensato al comfort. Monta una complicata sospensione posteriore con uno snodo sul motore. Mentre quella anteriore è stata migliorata con l'adozione di molle. Le ruote sono ora più grandi, da 8 pollici. Le tinte, caso eccezionale per questi tempi, sono metallizzate. Si tentano anche nuove strade. Ad un ingegnere tedesco, Kreis, si deve il progetto di questa Lambretta con cambio automatico a frizioni centrifughe meccaniche. Economia è la parola d'ordine in casa Innocenti. Nel febbraio del 1950 arriva la Lambretta C. Ridotta all'essenziale e col suo pratico telaio tubolare, diventa accessibile per un numero più vasto di acquirenti.
per i più esigenti, due mesi dopo compare la LC, la sua versione di lusso. È il frutto della fortissima richiesta del mercato per lo scooter protetto. La Vespa, nata due anni prima, ha fatto scuola. Il telaio tubolare sostiene una carenatura che protegge il passeggero da acqua e fango. A causa della copertura, il motore deve adottare una ventola di raffreddamento. La LC è un grande successo soprattutto in Germania, dove viene costruita su licenza dalla NSU. La connotazione della lambretta nel mercato degli scooter è decisamente sportiva. La Innocenti fa di tutto per incentivare questa immagine e partecipa fin dall'inizio alle gare, giudicate un ottimo veicolo promozionale. L'aspetto è quello familiare dei modelli di serie, ma la meccanica sotto la pelle è ben diversa e più cattiva. Nel 1950 viene preparato un modello per le gare di regolarità. La Innocenti ha una sua squadra ufficiale e questi modelli speciali gareggiano esclusivamente sotto i suoi colori, il rosso e l'azzurro. Nel palmarès della Lambretta C entra nel 1951 la vittoria alla Milano-Taranto, una delle gare motociclistiche più importanti dell'epoca. Quello stesso anno entreranno nelle competizioni due versioni da corsa della nuova D, con cambio a quattro marce, una con ruote da 12 pollici e telaio quasi motociclistico, e l'altra da regolarità, simile al modello del 50. Ma la soddisfazione più grande la Innocenti la ottiene stabilendo il nuovo primato di velocità per motocicli alla fantastica media di 201 km all'ora. L'anno è il 1951. Il pilota si chiama Romolo Ferri e la Lambretta carenata è equipaggiata con un motore dotato di compressore volumetrico. Eccola, la nuova Lambretta D. È il mese di dicembre del 1951. Ha una grande novità, il motore basculante. Grazie al minor numero di snodi e di ingranaggi, ha una resa migliore del precedente. È nuova anche la sospensione anteriore. La D è l'ultima Lambretta nuda e terminerà la sua carriera nel 1956. Anche con motore di 150 centimetri cubi. La Lambretta è ormai un prodotto di grande successo e i sogni si stanno trasformando sempre più velocemente in realtà. La D viene affiancata nel 1953 dalla F, una Lambretta ultra semplificata e caratterizzata dall'avviamento coassiale all'albero motore. La manopola a strappo si manovra come quella di motori da barca. La F è ridotta ai minimi termini. Anche nel prezzo. Costa solo 108.000 lire, quanto un buon ciclomotore. L'anno successivo viene sostituita dalla E,
È identica, ma al posto della manopola c'è ora la pedivella della messa in moto. La lambretta è ormai diventata per molti un indispensabile strumento di lavoro. Anche per avere più tempo libero a disposizione. Qui si vola! Ma per chi sta in carlinga, la prospettiva si rovescia. Dopo tanti mari e terre a volo di uccello, vien voglia di toccarlo con mano quel paesaggio, di tuffarsi un po' in quel mare. È il segreto che la hostess custodiva nel fondo delle sue misteriose pupille. Diventa lei la pilota di se stessa, eventualmente anche della collega. Il sinist-dest dei turisti al comando dispotico del cicerone. La gita non è cara, ma finirà col costare l'osso del corpo. La bionda Inge è un'anarchica della felicità. Nella coda dell'occhio le sfreccia un romanzo. Inge ha un sorriso che magnetizza il futuro. Lo costringe a usare la bacchetta magica. Uno, due, al tre. Ecco l'Inge. Lei non sa una parola d'italiano, lui non sa una parola di svedese, ma la lambretta è una meravigliosa interprete. Nel suo filare fila anche la perfetta intesa. Tutte le strade conducono a Roma, compresa quella della felicità. Sì, Inge, questo si chiama il Ponte degli Angeli. In questo preciso momento soggiunge il ragazzo a un angelo in più. Primavera di cuori, estate di fiori. Sono vicine le vacanze. Ed ecco un modo di occupare il sellino provvisoriamente in vacanza. Nel frattempo le indossatrici portano all'aria aperta i modelli di stagione, uniti alla dimostrazione pratica che il più sportivo dei veicoli consente un vestire anche abbastanza biglietto. Scegliete voi, signore e signorine. La macchina non ha preferenze. Vi porta a un cocktail come vi porta a un picnic. Tornassero in vita i grandi pittori romantici, troverebbero una variante inattesa al loro prediletto motivo della merenda sull'erba. La lambretta si adatta benissimo sia alle spiagge che alla sabbia del deserto. La Innocenti, per contrastare la concorrenza, promuove la sua creatura mettendo in palio cospicui premi in denaro per imprese ai limiti dell'impossibile. Non c'è angolo della terra che non venga raggiunto in sella alla piccola e indistruttibile due ruote lambretta. Anche i nomi dei protagonisti dei raid solitari, come quello di Cesare Battaglini, entrano nella leggenda. La lambretta è uno strumento infaticabile e queste imprese straordinarie sono possibili grazie alla sua estrema semplicità costruttiva. Accompagnare le lambrette lungo la linea di montaggio è una cordiale, festosa rimpatriata. Viene voglia di chiamare, di interpellare come vecchi amici i pezzi che vanno a prendere il loro posto. Pare di assistere al sorprendente lavoro di certi disegnatori che con rapidi tratti subito riconoscibili creano perfetta sotto i nostri occhi un'immagine che già serbavamo nella memoria. Le ruote arrivano rotolando, quasi a tentare maliziosamente le macchine che viceversa aspettavano proprio loro per farle girare a ben altra velocità. Nel miglio lanciato toccheranno i 205 all'ora. Per adesso sembrano avanzare con meditata lentezza queste lambrette. Invece l'istinto della corsa le domina fin d'ora con la cadenza di una al minuto, vera andatura da primatiste, giungono a questo traguardo, punto d'arrivo del loro divenire, punto di partenza del loro avvenire. Per noi il collaudatore dovrebbe essere un super pilota che lancia la macchina all'impazzata. Invece eccolo fermo, ma sui rulli. Un'immobilità al massimo di velocità. Lo scooter morde il freno, con pretesto per provarne anche il freno. La speranza di uscire all'aperto. Prima devono sostare all'istituto di bellezza,
poi moderare l'aspettativa dei fulminei guizzi in questo un po' estatico sogno di volare, così sospese ai trasportatori aerei. In giostra sulla grande ruota imparano a disegnare impeccabilmente le curve più chiuse. Ecco che intanto da questo carosello un poco astratto sono condotte al primo ballo, quasi un giro di valzer, elegante e di nitida coreografia. Nel dicembre del 1956 sparisce la D, l'ultima lambretta priva di carenatura. La LD invece si evolve e la sua versione 57 è la prima della nuova era. È la più automobilistica delle lambretta prodotte finora. Completamente carenata, ha un nuovo manubrio con il contachilometri e il clacson integrati. Quello stesso anno viene presentata la 175 TV, nata per contrastare la Vespa GS. Veloce, oltre 100 km all'ora, monta un nuovo e complicato motore con cilindro orizzontale, che anticipa le serie future. La trasmissione è a catena. Un ammortizzatore idraulico con molla elicoidale sostituisce la vecchia barra di torsione. Le ruote sono da 10 pollici. Ma il motore è delicato e la sua vita è brevissima, dura solo un anno. L'idea però è buona e un motore con cilindro orizzontale equipaggerà dal 58 tutte le future Lambretta, a partire dalle LI prodotte in tre serie diverse fino al 1967. Linea armoniosa, sospensioni dolcissime, ruote proporzionate, telaio robusto ma soprattutto motore centrale. Questi infatti sono i requisiti del super scooter ideale, la Lambretta. Che possiamo ben dirlo, è il mezzo di trasporto perfetto. Allora, tutti in Lambretta. Anche voi unitevi ai milioni di lambrettisti sparsi in tutto il mondo che godono dei vantaggi offerti da questo eccezionale motoscooter. Tutto il mondo va in Lambretta. E voi? Per voi questi tre tipi di Lambretta. La 125 LI, anche per i giovani, economica e maneggevole. La 150 LI, il modello delle grandi prestazioni, potente e sicuro. Questi due super scooter funzionano con una miscela di carburante al solo 2% d'olio. E la 175 TV, il brillante super scooter per gli sportivi. Tutti i modelli Lambretta hanno il cambio a 4 velocità e il motore centrale. Ecco perché la Lambretta è il super scooter che vi garantisce sempre qualcosa di più. Eccola! Ecco la nuova Lambretta nelle due cilindrate 125 e 150, lo scooter linea della produzione Innocenti. Nuova linea. La carrozzeria squadrata è quella della terza serie che nasce nel dicembre del 1961. L'attrice americana Jane Mansfield, per evidenziare con le sue curve questa linea così moderna, ebbe come ricompensa anche una Lambretta placcata in oro. La Lambretta è ormai un fenomeno di massa. Gli appassionati di tutta Europa organizzano raduni affollatissimi. I Lambretta Club, che nascono come funghi, diventano il centro propulsivo di innumerevoli iniziative, a cui i soci partecipano con entusiasmo. Il notiziario Lambretta, pubblicato dalla Innocenti, diventa la loro voce. Viaggi, concorsi, esperienze vengono promossi e messi a confronto attraverso le sue pagine.
Nel 1962 viene indetto un concorso fotografico internazionale. Il tema? Fotografie dal mondo. La protagonista assoluta, la Lambretta, sotto ogni latitudine. Prendiamo due ruote e le mettiamo qua, un bel motore che veloce va, poi ci mettiamo un bel fanale ed un clacson dalla voce originale che ti fa. In ogni strada suonerà, scooter linea, nuova linea porterà, freno a disco, novità. Mischiamo bene tutto quanto ed ecco qua, il motoscooter di gran qualità, con sicurezza e con velocità. In capo al mondo in un festoso giro tondo, la Lambretta in allegria vi porterà. Per lo sportivo 175 TV, il primo e unico scooter al mondo dotato di freno a disco, potente, dolce, progressivo, garanzia di sicurezza a qualsiasi velocità. Nel 1962, con gran battage pubblicitario, viene lanciata la 175 TV terza serie, l'unico scooter dotato di freno a disco anteriore. Sul mercato inglese compare una versione di 200 cm cubici, realizzata per gli appassionati desiderosi di partecipare al rally scooteristico dell'isola di Man. Attenzione, prego, ha inizio la seconda puntata del Giro del Mondo in 80 giorni. Nel 1961 era stato presentato al Salone del Motociclo di Milano il prototipo di una piccola Lambretta. Idea audace, ma ritenuta dalla Innocenti in anticipo sui tempi. Partiti da Londra per fare il giro del mondo, Phileas Fogg e il fedele Passepartout sono arrivati in India. India magica, leggendaria, India magica, leggendaria India. L'idea venne bruciata dall'Appiaggio, che pochi mesi dopo presentò la Vespa 50. La Lambretta Junior 50 arriva sul mercato solo nel 1964. Ha la scocca portante, una linea moderna, motore superlastic. La giungla è piena di insidie. Aiuto, aiuto, non voglio morire. Aiuto, sono la bellissima Auda. A causa del ritardo sulla sua concorrente, non ottiene quel successo che tutti speravano. Salva quella donna, Passepartout. Nonostante la linea accattivante e il prezzo abbordabile per i più giovani, anche la sorella maggiore, presentata solo un mese prima, fa la stessa fine. Presto, Passepartout. Corro, signore, corro! Auda è liberata, ma è tardi. Perderemo piroscafo per Okinawa. Passepartout, pensaci tu. Siamo a cavallo. A cavallo, sì! Ma di una Lambretta I-125. Lambretta I-125, guizzante, veloce, economica. Ha il brio dei giovani, motore centrale superlastic. Prima nel traffico, prima dovunque, prima sempre. Lambretta I-125 e via, a scuola, in ufficio, all'appuntamento. La Superstar Stream di 125 cm cubi è un modello simile alla I-125 e viene prodotto solo per il mercato britannico. Ha il parafango mobile. Per guidarla bastano poche lezioni. Naturalmente seduti su una Lambretta, che non ha la guida a destra, ma i doppi comandi sì. Alla fine del 63, la Lambretta diventa Special, con le due ormai classiche motorizzazioni, di 125 e 150 cm cubi.
Lo Spider a due ruote con freno a disco è l'X Special di 200 cm cubici e con il caratteristico faro ottagonale. È del 1966. Il 68 è l'anno della contestazione. È pacifica quella dei figli dei fiori, alla quale si ispira la Innocenti per presentare a Tokyo una versione multicolore della sua creatura più originale. Si chiama Lui ed è stato progettato da un grande designer, Bertone. Doveva essere uno scooter economico, ma i costi di produzione altissimi non rendono il prezzo concorrenziale. La linea è rivoluzionaria. Per la sua semplicità è quasi un ritorno alle origini. Anche il motore è stato ridisegnato per inserirsi armonicamente nella linea. I modelli sono due, di 50 e 75 cm cubi, quest'ultimo disponibile anche in versione Lubematic SL con lubrificazione separata. Ma si sa, le rivoluzioni non durano a lungo e quella di lui fu brevissima, un solo anno. Ma lasciano il segno. La DL è l'ultima Lambretta prodotta dalla Innocenti. È uno scooter maturo, con una meccanica super collaudata e indistruttibile. Le motorizzazioni sono ormai diventate un classico. 125, 150 e 200 cm cubi. La linea è stata ritoccata e resa più attuale dalle sapienti mani di Bertone. Ma è già troppo vecchia per i nuovi giovani. Finisce nel 1971 la storia del primo prodotto italiano del dopoguerra costruito e promosso con tecniche innovative. La sua linea è inconfondibile, la meccanica è indistruttibile, la facilità di guida l'hanno resa una parte integrante del paesaggio, uno dei simboli di un'epoca ormai conclusa.